Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere un nuovo tank, un po' particolare. Vai Birillo, esponicelo. Allora, della Coil Master, si chiama Mesh Tank. È un atomizzatore usa e getta. 60-70 ml di liquido, poi lo lanci. Il prezzo, come ogni atomizzatore, ce ne tre al suo interno. Ogni atomizzatore costa quanto è la resistenza. Tanta roba. Leggerissimo. In plastica. In plastica. È tipo, diciamo, una podomole, diciamo. Sì. È un serbatoio che lo ricarichi, basta solo ricaricare. E svapi. E svapi, non c'è da smontare, rimontare. Lo monti, lo butti su. Pratico, comodo. Pratico, comodo. Leggero, ha una resistenza da 0,15 a mesh. Ora lo facciamo vedere su interno. Può andare da 40 a 70 watt. Su una boxetta si ha un single, due battery, ce lo sbatti su. L'atomizzatorino è così. C'ha la sua mesh al suo interno, regolazioni dell'aria, c'ha due belle asole, sì, sul lato, c'ha il tappino che lo apri e ci fai il refill. Lo lasci 10 minuti col liquido che fa bene le sue bollicine, che si bagna bene la resistenza, parti col wattaggio basso, piano piano vai su e lo porti di 50-60, stare un pochino sotto i 70, sì. Una canonata, un prodotto così è il futuro dello svapo. Concordo, non serve che smonti, cambi triboli, a fare le resistenze, già pronto. Quando prendi, non ti piace più, via. E la spesa è minima, eh sì. Non vai a spendere milioni di euro per comprare l'atomizzatore più famoso. È vero. Qualità prezzo ha vinto. Ha vinto. So che c'è anche della Greek Vape, c'è altre marche che producono atomizzatorini così. Ora andiamo a fare la prova di questo atomizzatorino. Preso da Slopo Caffè. Marina di Carrara, Molicciara, La Spezia e Avenza. Ricordiamo, andatelo a trovare il grande Cri di Svapo Caffè. Allora, ora facciamo la prova. L'abbiamo messo sulla la Puma Box. Vai Gabri, ce l'abbiamo messo andare. Round Ice dentro a 60 watt 70-30 liquidozzo. Sì, con le asole tutte aperte. Vai Gabri. Ciao. Stile lo duro. No, su questa box qua non lo senti neanche, sembra che non hai niente in mano. No, e poi ci sta bene anche, cioè rimane dentro alla boxetta. Cioè fa un botto di vapore. Quanti, aroma... quant'è? 24, quant'è? 24 mm. Sì. Fa un botto di aroma, un botto di vapore, un aroma fantastico. Un botto di fumo. Ti fa anche tossire, cosa vuoi di più? Ma fa un botto di fumo e poi ti lascia anche un buon gusto. L'aroma si sente bene con la mesh dentro, viaggia bene, spettacolare. Ci fai i tuoi 60 ml, quando senti che comincia un po' a sapere di bruciato cambi, lo cambi, ci metti quell'altro, ti fai il refri, lo lasci lì tre al prezzo come tre resistenze. Hai vinto. Allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a seguire e provate i prodotti che recensiamo, perché sono veramente validi. Questo atomizzatore ve lo consigliamo. Assolutamente sì. Ciao.